Ciao, buonasera a tutti. Oggi ho fatto una diretta, cioè ho scelto di fare una diretta direttamente dal divano di casa mia, da sotto il mio gnammo. Io e la mia nipotina lo chiamiamo così. Gnammo è gnammo, non si può spiegare in altri modi. Il gnammo è quel plaid tutto morbidoso, coccoloso, caldone. Questo è il gnammo. Quindi sono sul divano, in casa. Vediamo qua che cosa dice. Tocca. Ok. È una diretta improvvisata, per cui chi c'è c'è, chi non c'è chiaramente non c'è, e chi vorrà esserci quando la diretta sarà disponibile lo potrà vedere in seguito. Oggi mi chiama senza stare a dare troppe spiegazioni. Per cui desidero leggere per me e per voi una pagina, sempre col solito metodo, che è quello di aprire a caso e di farci indicare un messaggio direttamente dal flusso, direttamente dall'universo. Mettiamo un po' di musica adesso. Ok. Ciascuno di voi, esattamente come me, può esprimere in questo momento un'intenzione, una domanda all'universo, in modo che attraverso queste parole possa rispondervi. E ora io faccio la mia. Ovviamente non poteva uscire diverso. Allora, il libro è stato aperto a caso alla pagina 137. Ovviamente stiamo parlando di alchimia delle parole. Il titolo del brano in questione è Le scuse. Ti chiedo scusa, maschile sacro, per averti portato così tanto rancore, per averti messo in un angolo rifiutato, per aver avuto paura di te, per averti dato un ruolo così distante dalla realtà, così insano, e per averti considerato così severo e giudicante. Chiedo scusa a me stessa per non essermi permessa di ricevere il tuo amore. Ti chiedo scusa, femminile sacro, per non averti visto, per aver avuto la percezione che tu fossi così debole e anaffettiva, e invece eri solo tanto sola, per aver creduto che tu non fossi la purezza e la bellezza che invece sei. Chiedo scusa a me stessa per non essermi permessa di ricevere il tuo amore. Faccio pace col mio cuore e integro pienamente in me il sacro.
Non vorrei aggiungere troppe parole a questo brano. È chiaro che è un brano che è nato dalla necessità che avevo nel momento in cui l'ho scritto, ma chiaramente anche ora in questo momento, proprio perché l'ho riaperto a caso in questa pagina, di chiedere scusa al femminile sacro e al maschile sacro dentro di me. Sto notando che ultimamente i messaggi che riguardano la mia forma, la mia presenza in questa vita e anche quella dei miei, diciamo, ascoltatori più vicini, riguarda proprio sempre la fusione, riguarda la capacità di riunire dentro di noi quelle parti così apparentemente opposte, così fortemente duali, che ci appartengono. Parlo di energia del maschile sacro e di energia del femminile sacro. Non sto parlando di madre e di padre, ma un po' sì, perché quando parliamo dell'energia che è all'interno di noi, quella maschile, e l'energia che è all'interno di noi, quella femminile, stiamo parlando in termini metaforici di un'energia che appartiene a tutto il creato, al principio ispiratore di tutto il creato e che riguardano anche il Padre Celeste, la Madre Terra, che riguardano anche il Padre biologico e la Madre biologica. Quindi quando voi andate a chiedere scusa al maschile sacro e al femminile sacro dentro di voi o anche fuori di voi, state chiedendo scusa con il cuore e con grande amore alle parti principali che vi hanno dato la vita e che hanno permesso alla vostra forma incarnata di nascere. Ma state chiedendo scusa anche a quell'energia che è dentro di voi ancora disgregata, che non è ancora fusa, non è ancora amalgamata, che non ha ancora fatto coppia, quella coppia sacra di cui tutti noi andiamo parlando, che altro non è che appunto l'insieme di padre e di madre dentro di noi, l'insieme di spirito e materia dentro di noi, l'insieme di cielo e di terra dentro di noi, l'insieme di Dio e della Dea dentro di noi, l'insieme delle radici e l'insieme dei raggi solari dentro di noi, la capacità di accogliere così come la capacità di penetrare la vita, la capacità di fondere i movimenti che partono da dentro ed esprimono fuori con la capacità di movimenti che vanno da fuori per essere riportati dentro di noi, integrati. Questi due movimenti che in realtà sono un movimento unico che compiamo nel mondo, che è uno scambio continuo di respiro tra ciò che interpretiamo come all'interno e ciò che interpretiamo come all'esterno di noi, ma che non hanno in realtà nessuna differenza. È, se vogliamo, un unico movimento, che è quello della respirazione, che però è fatto di due parti, una che porta dentro l'inspirazione, e cioè l'accoglienza del femminile, e una che porta fuori la espirazione, cioè la capacità di fare la penetrazione dell'energia maschile. Quindi quando io vado a chiedere scusa, tu vai a chiedere scusa all'energia maschile, all'energia femminile. Stiamo chiedendo scusa a qualcosa che dentro di noi si è interrotto.
a qualcosa che dentro di noi ha creato conflitto tra queste due parti. Stiamo andando a chiedere scusa a un ammanco o a un'energia in eccesso, in modo che il flusso che ci attraversa dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, trovi il centro dentro di noi. E direi che con questo posso salutarvi e magari ci risentiamo alla prossima con un altro brano di Alchimia delle Parole. Un abbraccio. A presto. Ciao.